Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta a rieco il vostro Santen Chan che vi trasmette a tutte e tutti voi altre brevi considerazioni. Mi scuso perché la settimana scorsa mi sono filmato poche volte con rispetto all'ultimo trend e quindi cercherò di rimediare. Stavo pensando in questi giorni a quella che è stata la tragedia e che continua a essere la tragedia sanitaria provocata dall'Ilva di Taranto e alle centinaia di vittime di cancro e all'impatto ambientale negativo che ha avuto. D'altra parte era facile immaginarselo. Depositi all'aria aperta con tonnellate e tonnellate di polvere di ferro che si ossidava e che il vento portava via di qua e di là, e tutti i reagenti chimici e senza il filtro per quando tutti i vapori venivano emanati dalla lavorazione. Ancora c'è molta gente malata, il paesaggio è molto inquinato. E poi a tutte le vittime dell'amianto in Italia. Non si riesce a dare cura ed assistenza medica a tutte quelle persone. E ancora non dicono nulla sulla contenzione sanitaria che dovrebbero garantire nel caso un malato di Ebola toccasse, sbarcasse, toccasse le coste del litorale italiano. Come potrebbero garantire la salute di tutte e tutti noi? Come potrebbero arginare una possibile epidemia sul suolo italiano? Se le vittime della polluzione ambientale dell'Ilva non hanno ricevuto cure, meno ne riceveranno gli extracomunitari in Italia che per non essere denunciati e deportati si nascondono e quindi magari andranno a morire in qualche anfratto, in qualche edificio fatiscente ed abbandonato che abbondano in Italia, contagiando quanti più possibile e intorno a sé. Poi anche questo problema che non si affronta in Italia, la rivalorizzazione del territorio. C'è tanta speculazione a costruire edifici nuovi, ma i vecchi, che magari hanno anche un valore aggregato storico, si lasciano in stato di sfacelo e di calamità, quando potrebbero essere riconvertiti magari in alloggi popolari, perché erano edifici prima di lusso ed antichi. Quanti edifici, quante città, quanti comuni antichi che cadono in sfacelo perché non si sono restaurati a tempo, lasciando stare Pompei, che da quando è stata dissotterrata è condannata all'oblio e alla distruzione finale. Io non so chi deve affrontare i problemi in Italia, ma sembra che delegare i politici non serva a niente. E come fare? Boh. Conto molto su questa rivoluzione pentastellata, però temo che si affochi nei miasmi della vecchia politica nostrana, sempre pronta a aggredire qualsiasi volontà di rinnovamento. Vabbè, comunque do un grande saluto al nostro amico che per il momento non mi può seguire in internet, al nostro caro amico Nogra, che prima non so se era Nogra Music. Comunque io ho caricato dei programmi in Spreaker, se volete andare a vedere. Beh, il cellulare lento, io non mi posso fare un cellulare nuovo,
Ho regalato questo a mia madre, però non c'è Android, è un Nokia Asha 302. E poi io ho questo da un anno prima, il Galaxy Young 5360. Nogra, caro amico Nogra, grazie di tutti i complimenti che sempre mi continui a fare. Come gli ho detto al nostro Nogra, questa mattina le visioni del canale mi sono aumentate di 168 ed adesso di 218. Per il momento, oggi mi sono aumentate complessivamente di ben 386. Ecco, vi ringrazio a tutte e tutti voi. Anche ho avuto nuovi iscritti, quindi ringrazio Nogra per i complimenti, ma anche altre persone che si complimentano con me. Cerco sempre di fare del mio meglio e di mantenervi contattati, perché anche se non dico cose particolari, particolarmente significanti, però cerco di mantenere la comunicazione alta. E poi ecco, quasi 400 visioni al giorno mi aumenta il canale, però ancora YouTube non mi paga niente. Quindi quanti di voi approvano quello che carico e gli piace, vi pregherei vivamente di compartire i miei video e le mie produzioni con tutte e tutti voi. Io cerco sempre di essere originale e di fare cose nuove, ma ho delle limitazioni tecnologiche. Poi è da tanto tempo che non saluto il nostro amico Marco. Marco Travaglio. Mi dicono di fare dettagli, ma io a volte voglio essere un po' retorico. Marco Travaglio. Da quanto tempo è che ti ho scritto degli email? Che ti ho mandato dei video, che ti ho girato dei video. Vabbè, lo so, tu sei occupato, fai delle conferenze ogni volta di 3 ore, io ne ho vista una, però in vari giorni, perché non ho molto tempo. E sono conferenze interessanti, sono dei video interessanti. Però dai, oh, mandami un commentario in un video appena puoi. Soprattutto fammi sapere che andavi cercando il capitano della nave, che non ha capitano. Cercavi un capitano per la nave. E io ho fatto proprio una serie di video come capitano Santen Chan per farti capire che in effetti è disponibile un capitano. Eccolo qua, anche se adesso non ho il cappellino, ma ho la camicia. Capitano militare, anche se poi è una camicia di caccia e pesca, più pesca che caccia, però appunto posso fare da capitano della nave. E poi soprattutto tu, vabbè, magari te lo puoi permettere, non so, ma ti stai perdendo un futuro Idro Montanelli. Indro, io dico sempre Idro, vabbè, che già fa, ti stai perdendo un futuro Indro Montanelli. E tu, che sei sempre stato un giornalista responsabile, che hai sempre fatto dei bei programmi, hai sempre letto delle belle letterine quando stavi con Santoro nella Rai, e adesso che fai? Sarebbe incosciente da parte tua perderti un futuro Indro Montanelli nella redazione del tuo Fatto Quotidiano. È veramente, non so, ci sono cose che capisco di te, ma questa non la capisco. Farsi perdere un'occasione così, un'occasione d'oro. Vabbè, saprai tu come gestire il tuo giornale. Io non voglio giudicare questo, però voglio dire, io ti do,
ti darei la mia collaborazione per il tuo fatto quotidiano e sento che potrebbe anche migliorare qualitativamente il tuo giornale. D'altra parte so che per te collabora Serafino Massoni, che ha pubblicato dei libri, e quindi anch'io avrei voluto essere uno scrittore. Quindi ti dico fin da adesso che poi ti ho seguito sin dagli anni 90 nella Rai, che io posso benissimo collaborare in qualità di scrittore, di redattore grafico, di giornalista, di fotoreporter. Tu chiedimi quello che ti può interessare e io sono disponibilissimo a collaborare con te. Basta solo che ti fai vivo. Poi vabbè, quisquilie. Quanto può costare collaborare con un giornale? Cioè, costare a chi ha il giornale? Cioè, quanto, non so, mi posso pure accontentare di 10.000 euro al mese. Io, solo per pagare tutte le mie spese, ecco, non sono esosso. Cerco di accontentarmi con quello che mi possono dare. Quindi, vabbè, non stiamo lì a fare i migragnosi, no? Che l'importante per un giornale è trasmettere contenuto ed idee, e quindi non ti creerò problemi. Ecco, se tu hai da darmi solo 10.000 euro al mese, così al limite pago tutte le mie spese, anzi probabilmente farò qualche spesa perché sono disoccupato, quindi non è che ci abbia già delle spese di quel tenore, diciamo alla Pavarotti o alla Caruso, no, di quel tenore. Quindi arrivo pure a farmi delle spese così, senza eccedere. Qui fammi sapere se ti serve un collaboratore, un inviato speciale, un fotoreporto. Paparazzo, non so, non sono papà e non vado a razzo, sono un po' lento, quindi no, magari paparazzo no. E poi mi piace parlare così a ruota libera, perché io sento che il mio pubblico apprezza questo da me. Oggigiorno il must è fare dei tagli, perché la gente ha fretta e allora devi fargli sapere subito di che parli. Parlare solo di quello, breve, un video di 5 minuti, ma la specializzazione eccessiva in un argomento porta a che non si può colloquiare. Quindi l'arte del dialogo è l'arte di sgranare singoli temi che ti vengono in mente. Poi io so che per molti che mi seguono, io sono come un familiare, un parente, un amico, un vicino di piano, incluso di appartamento, di condominio, uno con cui si può parlare al bar o in trattoria o nel circolo di bocce, di quello che sia. E quindi io sono uno come chi mi guarda, perché io magari sono un individuo molto ordinario, con interessi straordinari, ma sono, mi considero ordinario, non credo di essere speciale. Quindi non voglio che si pensi che io faccio dei video perché voglio avere successo come persona straordinaria e che mi credino speciale, mi credino super, mi credino un genio. No, io non so se sono super o no, se sono un genio o no, se sono speciale o no, non me ne frega. E poi non spetterebbe a me sentenziarlo, doverlo dire, spetterebbe a voi, ma non me ne può fottere di meno. Quello che invece mi porta è condividere con voi tutto quello che mi può venire in mente, le mie aspettative, i miei sogni, i miei interessi, soprattutto letterari, e parlarvi come un amico, col cuore, con la sincerità.
poi se ho occasione di manifestare qualche pensiero, qualche cosa, meglio. Però non voglio fare l'intellettualoide del tubo. E voglio soprattutto esprimere quello che sento di esprimere. Se poi è intellettuale o no, se poi è speciale o no, lo deciderete voi. Ma magari può fregare niente a nessuno di come. L'importante è che ci sia un dialogo fra voi e me e che mi rispondiate, commentiate i video, mettete mi piace. Tutte queste cose per la soddisfazione stessa di comunicarci, non di dover figurare o semplicemente di avere successo le visioni. Certo, sono disoccupato, io dai 12 anni avrei voluto essere uno scrittore. Adesso degli amici in Twitter mi hanno detto come si può arrivare a pubblicare un libro in internet on demand e io ci devo provare, magari qualcuno me lo compra il libro. Poi magari mi manderanno centesimi in cassa, ma non è che le editoriali convenzionali ti paghino di più, perché oggigiorno pubblicano in tanti e riuscire a pubblicare più di 2000 libri è un'odissea, a meno che non paghi, allora ti pubblicano pure milioni di copie, ma io non ho soldi. Allora devo fare così, devo scrivere qualcosa e pubblicarlo on demand. Però mi piace di più manifestare le mie idee nel tubo. Ho provato anche Dailymotion e mi segue qualcuno. In Vimeo mi seguono in meno. Però ecco, devo organizzarmi perché invece di scrivere un libro, scriverò delle cose e le dirò in YouTube come un racconto che condividerò con tutti voi e tutti voi. Poi che dire? Che io ho vissuto 30 anni a Casal Palocco. Un quartiere romano e conoscevo molta gente, però da 15 anni che non ci vivo più. Le persone vanno e vengono, forse purtroppo grattiamoci un po', muoiono pure, e quindi io poi ho perso i contatti con molta gente di Casal Palocco, Azza, Acilia, Inferneto, Dragona, Dragoncello, Ostia, Ostia Lido, Ostia Antica, Pomezia, Pomaia. No, Pomaia sta in Pisa. Io non so perché ho pubblicato delle trasmissioni in YouTube cercando di contattarmi con gente di Casal Palocco, però evidentemente io sapevo che molti erano andati a vivere come me altrove. Evidentemente non c'è nessuno della mia generazione. Non so, quindi mi piacerebbe che chi mi guarda e adesso ed è di Casal Palocco, magari mi parli di come stanno le cose adesso, in questo momento, anche a Ciglia. Beh, anche se sei di qualche quartiere romano che non è della tredicesima circoscrizione, ma magari è più del centro. Se sei di Roma, vogliamo scambiare delle battute su come stanno le cose adesso. Beh, semplicemente fammi un video, mettimelo, taggamelo come risposta a questo video e io magari ti faccio un video risposta. Mi piacciono le video risposte, le scritte mi piacciono di meno. E poi dovete vincere la diffidenza e filmarvi col cellulare, mettete delle video risposte. È bello filmarsi. Si condivide di più ed è un messaggio autentico. Poi che altro? Ecco, no, niente, che in questo periodo forse sto diventando monotematico, come c'è stato un periodo che facevo tutorial di gastronomia e mi preoccupa il problema dell'Ebola che le autorità italiane, i politici, i giornalisti, i funzionari della salute non trattano. Basta che venga una persona infetta e subito viene una pandemia a catena, una raffica di sterruti, morti tutti. Non c'è vaccino, non c'è antidoto, non c'è trattamento possibile,
Ma come mai non se ne parla in Italia di questo? Certo, perché non sanno come affrontare il problema di quei poveri disgraziati di extracomunitari che vengono più di 1.000 al giorno. Basta che ce ne sia uno infetto fra di loro, che sia un portatore sano, magari, e siamo tutti morti. E siccome non riescono a affrontare il problema, non ne parlano. E così, purtroppo, mi fa vergogna questa classe dirigente che abbiamo. Sento che possiamo morire tutti da un momento o un altro, che non gliene frega niente. Anzi, sono così stronzi che se morirebbero pure loro, non gliene frega niente neanche. E non so. Allora ho fatto questo video per non perdere contatto con voi, per dirvi di commentare i miei video con dei video messaggi che mi piace di più, e poi c'è più ambaradan, avanti e indietro, intercambio, che è quello la linfa della comunicazione, l'intercambio. Internet è questo, non è come la Rai di una volta o le televisioni di una volta che solo vedevi. Allora, perché limitarsi a un commentario sciatto? Fate dei video commentari. E mettete il link, che poi appare il titolo, nel commentario. Magari scrivete anche un testo, però mettete il link del vostro video commentario che avete caricato nel vostro canale di YouTube nel commentario del mio video. Poi mi piacerebbe la collaborazione con molti di voi. E allora come si fa a collaborare? Voi fate un video, vi filmate facendo delle domande, lo caricate in Common Creative e mettete il link del video che caricate in Common Creative come risposta a questo video o ai video che mi volete fare una domanda. Se è in Common Creative, io potrò incorporare il vostro video in un mio video e allora io filmerò la risposta e incorporerò nel mio video il vostro video domanda. Così verrà un unico video. Perdono. Fate così. Fatemi delle domande, parlate di cose, caricatelo in YouTube e scegliete Common Creative. Poi al video mio che gli volete rispondere o farmi delle domande, caricate per iscritto la domanda, la risposta, quello che sia, e mettete il link del video con le domande o i discorsi che avete fatto. Io vado a cercare in Common Creative nell'editore di video, faccio la video risposta e parlo delle cose che vi interessa sapere e incorporo anche all'inizio le vostre video domande. Questo sarebbe una bella collaborazione video. Però dovete caricare il video in Common Creative, altrimenti io non lo potrò utilizzare per fare un unico video. Allora vi ringrazio di avermi seguito. Qui il vostro Santen Chan. A presto, cerco di essere creativo. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Grazie di tutto ed arrivederci. Ciao.